Grazie Andrea. Adesso la parola a Ernesto Screpanti che appunto affronterà il tema della nuova governance. Grazie Ernesto. Hai la parola. Grazie. Cercherò di essere più breve possibile, diciamo, vediamo se riesco a stare entro 15-20 minuti in modo Prendi il che tuo tu. tempo, prendi il tuo tempo perché la materia è No, ma il punto è complessa. che abbiamo un limite di tempo e Sì, poi è vero. bisognerebbe lasciare un po' di spazio per il dibattito, perché altrimenti se Giusto. facciamo tre relazioni di un'ora ciascuno, buonanotte. Va Però bene. cercando di essere più breve possibile, dirò che la comunicazione della Commissione europea che illustrerò interviene in una fase di un processo di riforma del quadro fiscale europeo che è iniziato nel 2021 e dovrebbe concludersi nel 2024, quando, secondo questa proposta della Commissione, quando gli Stati dovranno legiferare per approvare le proposte di riforma della Commissione. Forse voi ricorderete che noi intervenimmo sulla riforma del quadro fiscale già all'inizio di quest'anno. Io stesso feci una relazione in cui passavo in rassegna alcuni interventi teorici, perché allora sembrava che le cose stessero cambiando in modo positivo. C'era stato il recovery fund, c'era stata l'emissione di euro bond, seppure di natura limitata provvisoria, c'era stato il trattato Italia-Francia che prometteva chissà quali sfracelli di politica economica, e c'erano stati gli interventi di alcuni economisti interessanti che impostavano la riforma in termini keynesiani. Per cui all'epoca, nella mia relazione, io mostrai un certo ottimismo sulle possibilità di riforma, mentre ricordo che Fiammetta assunse un atteggiamento più pessimista. E ora devo dire con il senno di poi che aveva ragione lei. Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Questa proposta della Commissione è molto al di sotto delle aspettative un po' di tutti gli osservatori. Tra l'altro era stato chiesto il parere di vari soggetti, sia economisti, sia soggetti istituzionali. Alcuni di questi pareri sono stati dati, erano interessanti, ma la maggior parte sono stati ignorati. Comunque, per entrare nel merito della proposta di riforma, direi che ci sono comunque alcune cose positive. Innanzitutto vengono aboliti i parametri non osservabili per il controllo della politica fiscale, in particolar modo il cosiddetto reddito potenziale, che era un parametro particolarmente perverso, che applicato ad alcuni paesi come l'Italia, faceva sì che i governi dovevano fare politiche fiscali restrittive quando l'economia era in recessione. Questo perché il reddito potenziale è una funzione positiva del reddito reale, quindi ha un effetto prociclico, cioè aggrava la ciclicità del sistema. Questo parametro è stato abolito e la cosa è positiva. Inoltre è stato abolito l'obbligo di raggiungere il 60% del rapporto debito-PIL in 20 anni, che era una cosa che è veramente ridicola, fu criticata da tutti. E non fu applicata da nessuno, in particolar modo dall'Italia, che doveva essere tra i primi ad applicare. Era una cosa irrealistica, assurda, se ne sono resi conto e l'hanno abolita. Non c'è più quest'obbligo. Altra cosa positiva, come diciamo, strumento fiscale di controllo, non viene più usato il deficit pubblico, ma la spesa pubblica. Perché questa cosa è positiva? Perché se si usa il deficit pubblico si hanno degli effetti perversi, prociclici. Ad esempio, se l'economia entra in recessione,
si riducono le entrate fiscali e il deficit pubblico aumenta. Quindi, se va al di sopra del 3%, il governo deve prendere provvedimenti restrittivi che aggravano la recessione. Una delle varie assurdità del vecchio sistema di controllo. Adesso non si usa più questo indicatore, ma si usa la spesa pubblica netta, che poi vediamo come viene definita. Se si usa la spesa pubblica, l'effetto prociclico non c'è più, perché quando l'economia entra in recessione, si riducono le spese fiscali, scusate, si riducono le entrate fiscali, quello che conta è l'andamento della spesa, non del deficit. E quindi non è detto che il governo sia costretto a prendere provvedimenti restrittivi. Peraltro, il piano deve essere di medio termine, cioè sostanzialmente elaborato sull'arco di 4 anni. Ci sono degli aspetti negativi, ovviamente. Secondo me il più importante è che non viene allargata adeguatamente la capacità fiscale della Commissione. Una cosa che tutti quanti avevano chiesto, cioè che la Commissione avesse un grosso bilancio pubblico che le permettesse di fare una politica fiscale federale. Questo non è stato recepito e non è stato fatto. E di conseguenza non si parla neanche di Eurobond, perché ovviamente se c'è gli Eurobond hanno senso se c'è un deficit pubblico federale, ma se il deficit pubblico federale non esiste o è molto piccolo, di Eurobond si può anche evitare di parlare. Ora ci sono quelli del Recovery Fund, ma sappiamo che sono una cosa limitata nel tempo. Un difetto ancora più grave è che viene aumentato l'accentramento autoritario della politica fiscale, nel modo che vedremo tra poco, con un potenziamento dell'enforcement e dei poteri della Commissione. L'ultimo grosso difetto è che non viene aumentato il potere di controllo del Parlamento. Il Parlamento è come se non esistesse, non viene neanche menzionato in questa commissione, in questa relazione. Allora, adesso vi illustro brevemente quali sono le modalità di politica fiscale e quali sono le forme di sorveglianza e di sanzionamento delle politiche fiscali. Dunque, tutto il processo viene avviato dalla Commissione che elabora un Reference Multiannual Adjustment Path, un sentiero di aggiustamento pluriennale di riferimento su un arco quadriennale per ognuno dei vari paesi. Questa è un'innovazione, nel senso che fino ad ora l'iniziativa delle politiche fiscali partiva dai vari paesi che poi ovviamente discutevano con la Commissione, concordando una cosa che piacesse anche alla Commissione, si andava avanti così. Adesso l'iniziativa parte dalla Commissione. Questa è, secondo me, la cosa più importante. Cioè, in pratica la Commissione non ha allargato il proprio bilancio per poter fare una propria politica fiscale federale, però ha aumentato i propri poteri nel senso che fa le politiche fiscali dei vari stati. Proprio li decide la Commissione. Dopodiché, come seconda fase, gli stati membri propongono i loro piani quadriennali. Le politiche di bilancio le fanno su un arco di tempo di 4 anni e le concordano poi con la Commissione. Nei piani, diciamo, nei bilanci annuali, perché sono diciamo, il piano è quadriennale, il bilancio annuale ogni anno viene rinnovato. Comunque, in questi bilanci annuali si deve seguire la traiettoria fiscale stabilita dalla Commissione, in modo che il rapporto debito-PIL cominci a convergere entro il medio termine, cioè entro 4 anni, mostri una tendenza alla diminuzione e resti decrescente per 10 anni. Inoltre, il rapporto deficit-PIL deve essere portato al di sotto del 3% entro i 4 anni,
e restare al di sotto del 3% per 10 anni. Questi sono, diciamo, gli obblighi a cui devono sottostare i bilanci pubblici dei vari paesi, che sono comunque previsti dal piano quadriennale di riferimento elaborato dalla Commissione. Gli Stati membri possono chiedere un periodo di aggiustamento più lungo, cioè invece di 4 anni, 5, 6, anche 7 anni, però lo devono giustificare con la necessità di fare riforme o investimenti, e comunque deve essere approvato dalla Commissione. Quindi, una volta che i vari stati hanno elaborato i loro piani quadriennali, la Commissione li approva, se li approva, e in secondo luogo li approva il Consiglio europeo. Alla fine questi piani di spesa e di investimento vengono applicati dai vari stati sotto il controllo della Commissione e del Consiglio. La cosa interessante è questa, che se non c'è l'approvazione della Commissione dei piani nazionali, i piani nazionali non valgono. Cioè, vale il piano elaborato dalla Commissione. E i controlli vengono effettuati sulla base dei piani di spesa della Commissione. Questo è un enorme accentramento di poteri nella mano della Commissione. Ed è tanto meno democratico, in quanto non c'è nessun controllo né del Parlamento europeo, ma neanche dei parlamenti nazionali, perché a quel punto, se il Parlamento nazionale approva un certo piano che non viene approvato dalla Commissione, vale il piano della Commissione. Altra innovazione che viene introdotta è, dovrebbero essere istituite, creati delle istituzioni fiscali indipendenti in ogni nazione. Ogni paese avrà un'agenzia fiscale indipendente dal governo del paese considerato, che ha il triplice compito di monitorare le politiche fiscali, di valutare l'applicazione del piano in relazione alle previsioni, diciamo, alle aspettative della Commissione, e rafforzare l'imposizione quando è necessario, l'enforcement. E ora vediamo le proposte di riforma diciamo, del sistema di sorveglianza e delle sanzioni. Il riferimento è al semestre europeo. Si adottano due procedure che erano previste dal semestre europeo, cioè una procedura per deficit eccessivo e una procedura per squilibrio macroeconomico eccessivo. Vi ricordo che secondo il semestre europeo, la procedura per deficit eccessivo prevede una sanzione dello 0,2% del PIL, che può essere portata fino allo 0,5% del PIL, mentre la procedura per squilibrio economico eccessivo prevede una sanzione dello 0,1% del PIL. Ebbene, questo sistema resta in piedi, ma le sanzioni possono essere aumentate. Questa comunicazione non dice di quanto, però dice che possono essere rafforzate. Cosa sono gli squilibri macroeconomici eccessivi? Sono situazioni di squilibrio macroeconomico, per esempio una situazione di stagflazione o di inflazione elevata, o di basso sviluppo, o di alta disoccupazione, oppure di disavanzo delle partite correnti, oppure bolle immobiliari che coinvolgono l'intera economia. Quando si verifica uno di questi problemi, c'è uno squilibrio macroeconomico. E allora la Commissione può imporre al paese considerato di fare delle riforme e eventualmente degli investimenti e cambiare il piano
quadriennale. E come strumenti di imposizione ha la procedura per deficit eccessivo, che adesso però viene raddoppiata. Ci sono due tipi di procedure per deficit eccessivo. Una è riferita al deficit, cioè se ci si accorge che il rapporto deficit-PIL è superiore al 3% per un po' di anni, scatta la procedura per deficit eccessivo. Un'altra invece è riferita al debito, cioè se ci si accorge che il rapporto debito-PIL ha una tendenza a crescere per qualche anno, scatta una procedura di deficit eccessivo riferita al debito. E in più c'è una procedura per squilibrio macroeconomico eccessivo. Inoltre sono previste sanzioni cosiddette reputazionali, cioè si può chiedere al governo del paese sanzionato o ai ministri delle finanze che sono sottoposti a procedure di deficit eccessivo o di squilibrio macroeconomico eccessivo, di rendere conto al Parlamento europeo delle ragioni per cui ci sono questi squilibri e dei provvedimenti che prendono, che gli stati possono prendere per far fronte a questi squilibri. Ovviamente il Parlamento europeo non ha potere decisionale in questo caso, non è che possa abbocciare o approvare queste cose qua. È appunto, come dicono, è una sanzione di tipo reputazionale, cioè tanti che i ministri vengono sputtanati. Un'umiliazione. Davanti al portamento. Ah, sì, un'umiliazione. possono essere sospesi, con un'altra forma di sanzione, i finanziamenti comunitari e in particolar modo il finanziamento del Recovery Fund, e noi sappiamo che per un paese come l'Italia è importante. Quindi ha degli strumenti di sanzione enormi, molto più forti di quelli che aveva con il vecchio semestre europeo. Ultima ciliegina e poi chiudo. Noi abbiamo sempre detto che in Europa ci sono paesi di serie A, di serie B e di serie C. È una cosa informale, si diceva, ma pensavamo che la cosa non avesse importanza. Adesso la cosa viene sancita. Ci saranno paesi ad alto, medio e basso rischio, dove il rischio è misurato dalla distanza del rapporto debito-PIL rispetto al 60%. Ai paesi ad alto rischio si applicano tutti questi controlli e queste sanzioni. Ai paesi a medio rischio si dà un po' più di margine di manovra per modificare le proposte della Commissione, e ai paesi a basso rischio non si fa niente, cioè sono liberi di fare quello che vogliono. La Commissione non dice niente su quello che può accadere a un paese a basso rischio. Quindi vediamo che con questo tipo di riforma le cose per un paese come l'Italia si metteranno molto male. Diciamo che saremo permanentemente commissariati, nel senso che siamo sotto il controllo della Commissione, e addirittura arriveremo ad una situazione in cui la politica fiscale del governo italiano, ma questo discorso può valere per la Grecia, per la Spagna e per la Francia, viene fatta dalla Commissione e imposta al governo con sanzioni che possono essere piuttosto severe. Bene, grazie. Brutte notizie ci hai dato. Si commentano un po' da sole.